Oggi iniziamo, nonostante questa voce un po' influenzata, con un breve saggio di pseudo-educazione civica. Ovviamente vi invito a non spaventarvi perché anche in questo caso vi chiedo di seguire le mie strane associazioni mentali che poi ci porteranno, come sempre, al tema del nostro podcast. Dunque, avrete tutti sicuramente sentito l'espressione «salire al colle», usata spesso dai giornalisti per indicare il più alto dei sette colli sui quali venne fondata Roma il 21 aprile del 753 a.C. E più specificatamente ci si riferisce al colle del Quirinale, che, come sappiamo, è la sede o residenza del Presidente della Repubblica Italiana. Salire al colle significa quindi implicitamente incontrare, per consultazioni politiche o altro, il nostro capo dello Stato, con il quale spesso si prendono decisioni che inevitabilmente impattano sul nostro quotidiano. Il Quirinale poi, e in questo caso mi riferisco al palazzo, cioè all'edificio, essendo dal 1870 la residenza ufficiale del Re d'Italia e dal 1946 del Presidente della Repubblica, è chiaramente uno dei simboli del nostro Stato. Comunque sia, educazione civica a parte, diciamo che se i politici salgono al colle, le colle digitali utilizzate in ceramica invece, siano esse a base solvente o a base acqua, hanno spesso la capacità di salire, loro stesse, per capillarità verso gli strati più alti del corpo ceramico, così da fissare smalti e graniglie prima dell'ingresso delle piastrelle all'interno dei forni. Il tema dell'episodio di oggi si focalizza dunque esattamente su questa tipologia di prodotti. Proveremo ad offrire una panoramica generale, partendo come sempre dalla natura chimica di queste sostanze, per poi fare un elenco dei loro principali meccanismi d'azione. L'argomento è come sempre complesso, ma come di consueto cercheremo di semplificarlo e renderlo digeribile anche ai non addetti ai lavori. Io sono Davide Trentini e questo è Apparentemente Invisibili, la chimica in ceramica. Come sappiamo, esistono in commercio, ormai da anni, diverse tipologie di colle digitali utilizzate all'interno del processo produttivo ceramico e che vengono di norma applicate per mezzo di sistemi piezoelettrici a getto d'inchiostro. Non entro ora nel merito della piezoelettricità perché rischierei di essere molto impreciso se non addirittura di darvi informazioni non corrette, per cui sorvolo sul meccanismo alla base della tecnologia e mi concentro sulle colle e sulla loro natura, che di fatto è il tema poi dell'episodio di oggi. E partiamo facendo un elenco, dicendo che, benché ogni colla interagisca in modo diverso con le polveri e le graniglie che devono essere incollate o fissate sul supporto, ad oggi possiamo individuare due macro categorie di riferimento. Da un lato abbiamo le colle digitali a base solvente, che sono a base di solventi apolari, e dall'altro ci sono le colle a base acqua, che sono invece a base di solventi polari e acqua. Ricordiamoci dunque questo binomio, forse un po' grossolano, ma utile ad orientarci. Apolarità uguale colle a base solvente, polarità uguale colle a base acqua. Se da un lato le colle a base solvente, che entrando ancor più nello specifico sono principalmente a base di esteri di acidi grassi o glicoleteri, producono esclusivamente un'azione coesiva, le colle a base acqua sono invece in grado di promuovere tra le particelle un vero e proprio effetto legante, che potremmo anche definire filmogeno o reticolante. Quando entreremo nel merito vedremo poi questa differenza tra effetto coesivo ed effetto legante, che per quanto possano sembrare espressioni affini, quasi due sinonimi potremmo dire, di fatto nascondono delle importanti diseguaglianze. Prima di iniziare aggiungiamo anche una postilla, o comunque evidenziamo un aspetto piuttosto curioso. Dovete sapere infatti che, nonostante la denominazione, le colle digitali non sono vere e proprie colle. Perché? Perché si tratta di prodotti che hanno sì la capacità di fissare polveri o graniglie vetrose sul supporto ceramico, ma il cui funzionamento non è assimilabile a quello di una colla tout court. Che cosa significa?
Cerchiamo di capirlo analizzando nel dettaglio il loro funzionamento e lo facciamo partendo dalla prima delle due categorie che abbiamo individuato, dalle colle a base solvente. Le colle digitali a base solvente possono essere considerate a tutti gli effetti come cere in olio. A differenza degli inchiostri a base solvente, di norma utilizzati all'interno del processo produttivo ceramico, contengono infatti resine o molecole solubili in solventi apolari che nel momento in cui la colla, diciamo, tra virgolette, perde parte del proprio solvente, sia per assorbimento da parte del supporto che per eventuale evaporazione, dette resine o molecole non sprigionano una capacità reticolante filmogena. Più precisamente, possiamo dire che quando la colla a base solvente viene stesa sul supporto, cioè scaricata dagli ugelli della stampante digitale, benché una piccola percentuale del solvente apolare evapori a contatto con il supporto caldo, tutta la colla viene quasi completamente assorbita dalle polveri ceramiche del supporto stesso, rilasciando tra le particelle le resine e le molecole solubili che posseggono il potere coesivo. Che cosa succede in altri termini? Succede che le molecole delle resine solvatate, cioè circondate dal solvente, che come abbiamo detto prima è costituito principalmente da esteri di acidi grassi, sono caratterizzate da un potere coesivo che produce un effetto schermante, senza tuttavia dare origine a veri e propri legami tra le particelle. La resina svolge quindi in questo senso una funzione di cera, tiene insieme le particelle senza legarle, senza cioè sprigionare un potere adesivo. Ed è questo il motivo, e torno alla curiosità a cui accennavo nell'introduzione, per il quale sarebbe improprio utilizzare il termine colla. Ma andiamo oltre e approfondiamo ancora un po'. Perché non si produce un vero e proprio potere adesivo? Proviamo a spiegarlo in termini molto semplici. Le molecole di resine solvatate dai solventi apolari si trovano in una condizione tale da produrre interazioni deboli con i materiali inorganici del supporto e con le graniglie o polveri ceramiche. Le molecole di solvente posseggono infatti, per loro stessa natura, pochi punti o gruppi affini in grado di interagire con legami forti che invece si sprigionano in concomitanza di resine che si trovano in ambiente acquoso. I solventi apolari in questione, cioè gli esteri di acidi grassi, sono oltretutto altobollenti e dunque non sono eliminabili per evaporazione in fase applicativa, in quanto necessiterebbero di temperature molto più elevate. Essendo pertanto sempre presenti tra la resina e il materiale inorganico del supporto o delle graniglie vetrose, creano una sorta di barriera che impedisce una interazione diretta e dunque un legame forte tra la resina contenuta nel solvente e il supporto o la graniglia o polvere vetrosa da incollare. Andiamo ancora più in profondità e proviamo a spiegare il meccanismo che ho appena descritto prendendo a prestito un esempio da un settore che non c'entra nulla con la ceramica, ma che a mio parere è sempre piuttosto chiarificatore. Torniamo alla nostra cara e amata cucina, che di tanto in tanto appare in questo podcast ad illuminarci il cammino. Immaginiamo dunque di fare la pizza in casa e di impastare farina e acqua. Una volta uniti questi due ingredienti, la pasta che ne viene fuori risulta morbida e appiccicosa. La pasta si lega alle mani, e uso il verbo legare non a caso. Per evitare che ciò accada, cioè che la pasta non si appiccichi fastidiosamente alle mani, che cosa facciamo di solito? Ci cospargiamo le mani di olio. L'olio, da un lato, evita l'effetto appiccicoso, ma allo stesso tempo non va a intaccare la coesione, e sottolineo coesione, tra le particelle di farina. Ecco, parafrasando dalla cucina alla ceramica, le mani sono il nostro supporto ceramico, mentre la pasta di pizza sono le particelle di graniglia o le polveri ceramiche impregnate di olio che sono coese ma non si legano intimamente al supporto. In altri termini, l'olio rende tra loro coese le particelle, così crea una coesione tra particelle e supporto senza tuttavia dare origine ad un vero e proprio incollaggio. E con questo esempio, che spero vi sia stato utile per comprendere meglio il concetto, chiudiamo il capitolo colle a base solvente e passiamo a quello successivo parlando della seconda macro categoria di colle, quella delle colle a base acqua.
Da un punto di vista chimico, le colle digitali a base acqua sono prodotti polari, essendo a base di solventi fortemente polari e acqua, che è anch'essa polare. Come tutti i sistemi polari, questa tipologia di colle ha una capacità di interazione già di per sé molto più elevata rispetto a qualsiasi altro prodotto apolare. A ciò aggiungiamo che le resine presenti all'interno delle formulazioni sono opportunamente studiate per ottenere un forte potere fissativo coesivo. Benché anche in questo caso le resine in soluzione rimangano parzialmente solvatate, e cioè, come abbiamo già detto, circondate da acqua e solventi polari, sia nel momento della deposizione della colla sul supporto ceramico che durante l'interazione che essa produce con le graniglie successivamente applicate, i meccanismi d'azione sono piuttosto differenti rispetto ad una colla a base solvente. Vediamo dunque di che si tratta. Una volta che la colla è stata stesa sul supporto, i solventi polari, e in particolare l'acqua, abbandonano le resine. I solventi tendono cioè ad essere assorbiti dal supporto e al contempo ad evaporare a causa del calore della piastrella. Tale processo consente alle resine presenti in formula di interagire in modo più intimo con il supporto e con le graniglie vetrose, creando interazioni molto più forti rispetto a quanto accade con le colle digitali a base solvente. A onore del vero, va anche detto che è piuttosto raro che il solvente polare svanisca o si perda completamente in fase applicativa. Anzi, è bene che questo non avvenga, in quanto i solventi devono anche garantire la giusta lubrificazione delle testine di stampa, evitando quindi la comparsa di gelificazioni o croste che potrebbero compromettere un buon risultato di stampa. Da questo si capisce che anche con l'uso di colle a base acqua non ci si deve aspettare un vero e proprio fenomeno adesivo, ma, per quanto certamente molto potente, un effetto coesivo promosso dalla presenza del solvente che rimane presente tra le particelle e dunque all'interno del sistema. Dopo questa lunga premessa facciamo ora un brevissimo focus sulle colle digitali a base acqua, individuando al loro interno due sottocategorie. Abbiamo da un lato le colle digitali prive di fondente e dall'altro le colle digitali con al loro interno una componente fondente. Proviamo a vedere più da vicino differenze e similitudini tra queste due tipologie. Le colle prive di fondente si presentano come liquidi trasparenti, tipo cleaner, e sono costituite da solventi polari, acqua, resine, polimeri organici e inorganici. La loro formulazione consente di fissare le graniglie tra loro e sul supporto e prevede diversi meccanismi d'azione nelle diverse fasi del processo produttivo. Quali sono queste fasi? La prima avviene già in linea di smalteria, dopo l'applicazione di graniglia. La seconda si sprigiona in fase di essiccazione o preriscaldo all'interno del forno mediante un forte potere legante derivante dalle resine e dai polimeri organici che per evaporazione hanno perso completamente l'acqua e i solventi polari presenti in formula, consentendo alle resine di svolgere pienamente la loro azione legante, l'abbiamo visto prima. E infine in fase di precottura, quando tutto il materiale organico si decompone per combustione, lasciando solamente i polimeri inorganici che conferiscono e garantiscono il potere legante tra le particelle di graniglia e il supporto fino alla fase di cottura. Le colle digitali a base acqua prive di fondente consentono anche di conseguire alti livelli di affidabilità sul piano della manutenzione e del mantenimento della stampante digitale, in quanto non contenendo particelle in sospensione si comportano esattamente come un cleaner, scongiurando qualsiasi problematica di filtrazione o sedimentazione all'interno delle testine o dei circuiti della stampante e riducendo anche al contempo eventuali incrostazioni in corrispondenza del nozzle plate. Il rischio di problematiche applicative si riduce in questo senso ai minimi termini. C'è un però che nonostante tutto va messo in evidenza. Se da un lato le colle a base acqua prive di fondente promuovono un importante plus sul piano manutentivo, dall'altro, pur contenendo polimeri inorganici che agevolano la fusibilità della graniglia in fase di cottura sull'applicazione precedentemente stesa sul supporto, che solitamente è uno smalto o uno smaltobbio, questa tipologia di colla può risultare non del tutto efficace proprio sul piano della fusibilità,
producendo talvolta stesure non ottimali in fase di cottura o in casi più isolati e problematici una vera e propria mancanza di fusibilità tra smalto e graniglia. Di norma il problema che abbiamo evidenziato si manifesta nel momento in cui lo smalto o lo smaltobbio è refrattario ed è caratterizzato da una bassa fusibilità, quando potremmo dire volgarmente è più duro, oppure quando la graniglia presenta valori di viscosità e fusibilità non adeguati. In entrambi i casi si assiste ad una non adeguata integrazione nella zona di interfase tra lo smaltobbio o smalto e la graniglia, una mancata integrazione che si manifesta come separazione tra i due sistemi. E tale mancato aggancio può tradursi, nella migliore delle ipotesi, in una difficoltà di stesura della graniglia che dopo cottura potrebbe risultare martellata. Nei casi più gravi si possono evidenziare delle vere e proprie isole di apertura della graniglia che lasciano intravedere anche il sottostante smalto o smaltobbio. Ovviamente niente paura, perché in tutti questi casi il problema può essere comunque risolto mediante un accurato studio delle formulazioni di smalto e graniglia, così da aumentarne il livello di compatibilità e dunque anche di fusibilità durante il processo di coltura. Una strada alternativa per evitare il problema che abbiamo appena descritto, e veniamo quindi alla seconda categoria di colle a base acqua, può essere l'inserimento all'interno della colla di un fondente inorganico, capace di interagire nell'interfase tra le applicazioni di smaltobbio e graniglia e generare dunque una zona più basso fondente che contribuisca a sviluppare tra esse un legame, tra virgolette, più intimo. La diretta conseguenza di questa azione, che è sostanzialmente di natura chimica, è indubbiamente la migliore uniformità di stesura e livellamento della graniglia vetrosa. Contenendo particelle inorganiche in sospensione, cioè il fondente, questa tipologia di colle ha però caratteristiche in tutto simili a quelle dei corrispondenti inchiostri a base acqua. Questo significa che occorre avere i medesimi accorgimenti, facendo in particolar modo attenzione ai possibili fenomeni di sedimentazione localizzata delle parti solide in sospensione. Aggiungiamo anche che, allo stesso modo, è molto importante essere diligenti nella cura e nel mantenimento della stampante, cambiandone regolarmente i filtri o comunque ispezionandone con maggiore frequenza le parti più sensibili. Tutto questo, fuori da ogni allarmismo, non vuol dire ovviamente che la colla con fondente dia origine a problematiche di natura produttiva. Stiamo semplicemente dicendo che il suo uso necessita di un diverso grado di attenzione, essendo la sua gestione certamente più impegnativa. Per questa ragione è sempre consigliabile, in fase di progettazione, studiare smalti, smaltobbi e graniglie che, in abbinamento ad una colla senza fondente, possano dare i risultati attesi. Ormai anche io sono fuso, esattamente come la colla, per cui direi sia il caso di chiudere qui l'episodio di oggi, che spero sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo, come di consueto, che tutti gli episodi del podcast sono presenti non solo sulle principali piattaforme come Spotify, Apple e Google Podcast o Spreaker, ma anche sulla nostra app, che è ovviamente ricca di altri contenuti e che è scaricabile gratuitamente su Apple Store o Google Play, e che potete trovare digitando semplicemente Z&S Ceramico. A questo punto devo davvero congedarmi perché devo salire al colle, ovviamente per capillarità. A presto!